Auto in fiamme a Massa Lombarda questa mattina, poco dopo le 11. Grande paura per due ragazzi che viaggiavano a bordo della vettura che aveva da poco lasciato alle proprie spalle Massa Lombarda, viaggiando lungo via Santa Lucia in direzione di Bagnara di Romagna. Ancora non è stato possibile risalire alle cause che hanno fatto scaturire le fiamme. L'auto, una Renault Espace, aveva appena cambiato il motore. Il nuovo propulsore aveva alle spalle appena 500 km. Fatto sta che improvvisamente il ragazzo alla guida ha visto il fumo e le fiamme uscire dal cofano e in poco tempo tutta l'auto è stata avvolta dall'incendio. Fortunatamente tutti gli occupanti sono riusciti ad uscire in tempo dalla vettura e nessuno ha riportato ferite. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia municipale della Bassa Romagna e i carabinieri. Annullata invece la chiamata al 118. In poco tempo l'incendio si è mangiato tutta la Renault. Una volta spente le fiamme dell'auto ne è rimasto solo lo scheletro. Tutto quello che era contenuto all'interno dell'abitacolo e che non è stato possibile recuperare è andato in cenere.